Perché di idee ce ne sono tante. Aurelio Regina, il vicepresidente di Confindustria, propone un fondo destinato a tutte le imprese che sono in credito con la pubblica amministrazione. E vengo per l'appunto alla storia di Giuseppina, che conosce molto bene il problema degli imprenditori. Questa idea le piace? Non la nostra, è quella di... Diciamo, può essere presa in considerazione, sicuramente sì. Ci racconta un po', Giuseppina. Allora, beh, la mia storia risale oramai al 2008. Io sono una delle prime vittime della crisi, quando ancora si faceva finta che la crisi non c'era. Che faceva? Io producevo abbigliamento da donna, un prodotto medio-alto, fatto tutto in Italia, manodopera italiana, e anche l'ago, il filo doveva essere italiano. Era un mio punto fermo. Sì. Quindi 100% made in Italy. E, tant'è che la stavo anche certificando tutto questo, perché c'è un istituto che certifica queste cose. E, è successo che i clienti iniziano a non pagarti e lì è la fine, la morte proprio di un'azienda. Perché se i clienti non pagano, l'imprenditore non può pagare, certo, poi. Certo, no, è la banca che arriva e dice: cara signora, lei ha un insoluto, quindi io le tolgo tutti i fidi, a me che non ho incassato, non a chi non mi ha pagato. Questa è un'altra anomalia della quale dobbiamo discutere con le banche. Mi dice: o mi ridà tutto quello che io gli ho anticipato, o altrimenti io la metto a sofferenza. Questo è stato, cioè da lì è iniziato il mio calvario. Nel 2009, raccontare una cosa della signora Giuseppina, che nel 2009, vedendosela... Molto brutta. Decide di mettere in vendita un regno. Io scrissi a tutti i principali ospedali della nostra nazione, dove dicevo che volevo dare un senso al mio suicidio, quantomeno che non fosse una morte inutile. Quindi cosa mettevo? In vendita tutti i miei organi, compreso cuore, qualsiasi cosa, così davo la vita a un'altra persona e un futuro a mia figlia. Almeno aveva un senso la mia morte. Le ha risposto qualcuno? Qualcuno l'ha ascoltata? No, non mi ha ascoltato nessuno. Sono stata ingiuriata da tutti, questo sì, da chiunque, perché poi noi siamo gli evasori, noi siamo la rovina di questo paese, noi siamo quelli che rubiamo. Dimenticano che noi siamo quelli che diamo lavoro, noi siamo datori di lavoro. Perché dire imprenditore, veniamo scambiati con i della valle o gli agnelli della situazione. Noi microimprese siamo tutt'altra cosa. Allora, spesso siamo datori di lavoro di noi stessi, con i doveri del datore di lavoro, ma non con i diritti del dipendente. Quindi, cosa è successo poi? Da lì io mi sono imbattuta, sì, ho fatto tutto quello che lo Stato e la Regione diceva di mettere a nostra disposizione. Poi mi sono ripresa dallo shock, perché poi è uno tsunami che ti arriva. Io oggi ho messo su un'associazione, perché nelle associazioni esistenti c'è un vuoto, che si chiama COPI, che è l'acronimo di Comitato Piccoli Imprenditori Invisibili, perché le microaziende sono invisibili in questo paese, nessuno le vuol vedere. Allora, voglio darvi un dato. Stiamo morendo tutti i giorni, ecco, 1650 aziende. Il dato ci dice che sono 70.000 le imprese manifatturiere che hanno chiuso tra il 2007 e il 2012, 220.000 posti di lavoro bruciati soltanto nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, lo dice il Sole 24 Ore. Prima di farvi un commento rapidissimo, perché dobbiamo chiudere, voglio che il signor Vaccari da Milano ci racconta la sua proposta in merito alla trasparenza. Le do pochi secondi, signor Vaccari. Sì, io la ringrazio, però mi fa venire un'altra volta, perché in pochi secondi è dura. Certo. Allora, io ho pensato, a parte le proteste, le critiche, i disservizi e tutto, ho pensato di proporre una cosa che è banale, vuol dire la totale trasparenza di finanziamenti e rimborsi elettorali. Ho cominciato su Twitter a diffondere e martellare la proposta, avete lì due onorevoli che sono mie vittime, mi scuso. Partendo così sono riuscito ad avere un disegno di legge proposto in Senato, diversi parlamentari bipartisan mi hanno dato il loro appoggio. Il mio discorso prevede banalmente che chiunque eroghi o riceva finanziamenti pubblici, sì, o rimborsi, deve pubblicare in rete
importi e uso. Oh, questa è la proposta che Vaccari fa da cittadino normale che fa il commerciante, se non sbaglio lei ha un negozio di arredamento, tutto questo naturalmente lei dice anche Grillo che si finanzia privatamente. Tutti, tutti. In molti propongono la stessa cosa. Allora, la mia è molto più semplice e gli altri la proporranno sicuramente allora, in modo più Vaccari, completo. Con lei ci ritroveremo, è una promessa. Ce la fate in 30 secondi, sì, sto già oltre il tempo. Non ho preso la parola prima, io voglio dire, sono d'accordo, ma non basta neanche più. Anche il discorso della collega Puppato, non basta più. In un momento di crisi, oltre alla trasparenza, in un momento di crisi economica non si può chiedere ai cittadini di partecipare ai costi della politica. Per cui secondo me vanno eliminati i finanziamenti. Scusi. No, è sufficiente fare una legislazione seria che risolva il problema delle lobby, per cui chiaramente lì sì che ci vorrà trasparenza, bisogna portare la responsabilità civile dei partiti. Sono se ne parla dal secondi, 1948 secondi, che avranno però la responsabilità vorrei di giustificare le loro spese, però basta con i finanziamenti pubblici alla politica. Beatrice Puppato, velocissima, 30 secondi, un attimo solo perché sennò poi non c'è. Vorrei rispondere a lei, credo che per risolvere le situazioni che si sono create, soprattutto nella microimpresa, come diceva adesso, sia indispensabile procedere con un sistema dal punto di vista giudiziario che impedisca per esempio continuamente di non pagare aspettando 7, 8, 10 anni, applicando per il codice civile, applicando per la giustizia civile gli stessi anni, meccanismi della giustizia del eccolo lì. Tajani l'ha appena fatto, c'è stata la adesso applicando la per la giustizia civile gli stessi meccanismi facilitati e obbligatori per la giustizia del lavoro. Uno. Due, microcredito. C'è una federazione europea per il microcredito che prevede oggi 800 milioni di euro sono stati erogati. Se mi rifà grazie tornare, anche, gli spiego anche allora, grazie purtroppo anche. Dobbiamo chiudere, bisogna però l'appuntamento è per un'altra puntata. Vi aspettiamo il tema. E poi restituire i dati. È evidentemente caldo, grazie, ci vediamo domani. Scusate, ma qua ci dobbiamo fermare. Non funziona.